Salve amici di Bada Italia, vi propongo questo nuovo video appunto per, come seconda alternativa per caricare i temi sul nostro device, che sia Wave 1, Wave 2 o quel che sia, con Bada 2.0 installato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare Ale68 per appunto questa guida. Io preferisco dividere i miei video e dividere il video in due parti. La prima parte in cui parleremo dei temi, la seconda in cui parleremo dei widget. Allora, benvenuti nella prima parte, diciamo. Allora, come prima cosa dobbiamo collegare il nostro Wave con il cavetto USB che avevamo in dotazione nella scatola. Lo colleghiamo. Aspettiamo un attimino e avremo come prima schermata questa qui dell'autoplay. Nel caso in cui non avreste, non vi uscirà questa schermata, per esempio, facciamo finta che non ci è uscita la schermata. Bisogna fare clic sul menu Start Computer e in seguito qui avremo praticamente i dispositivi che ci sono connessi. Nel mio caso il cellulare l'ho rinominato Samsung Wave. Se il vostro device sarà rinominato in qualche altro modo, per esempio, non so, con il vostro nome, avrete qua il nome X e ecco qua. Cliccate due volte e dobbiamo scegliere la cartella phone, perché i temi andranno installati nella memoria del telefono, se no non verranno riconosciuti dal Wave. Allora, una volta entrati nella cartella phone, la cosa che andremo a fare è quella di entrare successivamente nella cartella others, in cui metteremo appunto i temi. Scusate, stavo facendo delle prove prima. Lo eliminiamo, metteremo appunto i temi qui dentro, quelli che avremo scaricato. Io ho scaricato dal forum di Bada Italia questo tema, che a mio parere è molto comodo, è molto bello, scusate, e adesso per comodità ci portiamo il file del tema sul desktop. Eccolo qui. Allora, appunto, come vi dicevo, dobbiamo trascinare questo trascinare o copiare, fate voi, io faccio copia e incolla, copiare questo file nella cartella others del dispositivo. Quindi ripetiamo Samsung Wave, Phone, Others. E poi dobbiamo incollarlo qui dentro. Ecco, ecco tutto. Alla fine andremo appunto ad operare, come vi spiegavo già nel mio primo video, sul Wave. A questo vi rimando, poi nella descrizione troverete il link al mio video precedente che dovrete seguire dal minuto appunto 2.40. Allora, adesso passiamo agli widget, diciamo. I widget sono molto facili da installare e, a differenza dei temi, possono essere trasferiti in qualsiasi parte, diciamo, del telefono, sia nella micro SD esterna sia nella memoria interna. Nel mio caso io preferisco metterli nella memoria appunto esterna, in quanto molto più capiente. Allora, io ho creato una cartella che ho denominato 4x widget, scusate, in cui vado appunto andrò a mettere tutti gli widget che a me piacciono. Allora, una volta scaricato il vostro widget dal sito di Bada Italia, nella sezione, diciamo, della multimedialità dei widget ce ne sono un sacco, e una volta appunto scaricato dovremmo semplicemente portarli nella memory card o dove volete, nella memoria interna, in qualsiasi cartella, e poi li andremo ad incollare. Come nel mio caso, ecco qui. Scusate. C'è qualche problema, evidentemente. Riproviamo. Ok, allora. Questo è il bello della diretta, ragazzi. Andiamo a vedere, eccolo qui. Facciamo copia. Andiamo, memory card. Qui e incolla. Ecco, adesso è andato. Probabilmente avrò sbagliato qualcosa io precedentemente. Allora, una volta che abbiamo trasferito il file dal PC all'interno del telefono, dobbiamo andare a operare su esso stesso. Adesso metterò in pausa il video e continueremo sul telefono. Grazie. Bene, una volta che avremo scollegato il device dalla presa USB, lo andremo a sbloccare. Poi dobbiamo andare su menu, archivio,
andiamo a cercare appunto la cartella che abbiamo creato precedentemente, dove abbiamo inserito il widget. Nel mio caso io l'ho inserita, il widget l'ho inserito, scusate, aspettiamo, landscape, l'ho inserito nella scheda di memoria, quindi clicco su scheda di memoria, poi ho creato una cartella che ho rinominato, scusate, 4x widget, ed eccolo qui. Ciò che andremo a fare sarà quello di tappare una volta sul widget, ci sarà la scritta elaborazione, dovremo aspettare un paio di secondi e selezionare appunto quel che ci verrà richiesto, cioè il presente widget non è approvato da Samsung, quindi l'esonero appunto delle responsabilità in caso di conseguenze dannose appunto per il device o per la nostra privacy. Continuiamo. Installazione eseguita. Ok, dopo aver effettuato questa cosa dobbiamo ritornare nel menu. Per esempio adesso apriamo una nuova pagina. E la cosa che andremo a fare è tappare a lungo sul centro, su qualunque parte diciamo dello schermo, e andremo a selezionare il widget, nel mio caso Galaxy Weather. Ecco qui. Abbiamo selezionato e poi lo possiamo configurare appunto mettendo, lo configuriamo appunto, facciamo quel che vogliamo. Ma comunque la cosa principale che vi volevo far vedere era questa. Grazie per la visualizzazione e arrivederci al prossimo video.